Eccoci oggi nel nostro tour di incatenamento per protestare contro il silenzio dell'amministrazione comunale capitolina, contro il sindaco Le Manno, perciò la giunta capitolina, per protestare contro il silenzio riguardo alla nostra proposta di trasferimento periodico dei vigili urbani da un municipio all'altro della capitale, vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici, per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Oggi abbiamo scelto T9, T9, una della televisione che fa capo al gruppo Caltagirone, una delle televisioni più seguite appunto in ambito capitolino, che però non ha mai dato spazio a questa nostra protesta. E oggi ci troviamo proprio di fronte a questa televisione, proprio agli studi di questa televisione in via Salaria, proprio per poter in qualche modo sensibilizzare anche alcuni organi di informazione. L'abbiamo fatto di fronte già a Repubblica, Messaggero, l'abbiamo fatto di fronte a siti istituzionali come la Regione Lazio, il Campidoglio, e adesso siamo anche qui, T9, qui sulla Salaria, dove noi, da dove noi oggi lanciamo ancora un appello a tutti i cittadini di continuare a seguirci dopo averci già appoggiato con 30.000 firme, ma il sindaco Alemanno purtroppo ancora non ci risponde. Non ci risponde, aveva già demandato la questione all'assessore Cavallari, ma Enrico Cavallari, assessore al personale del Comune di Roma, non ci ha ancora dato una risposta certa e ha soltanto pensato, ha un po' soltanto un silenzio incredibile a questa nostra proposta di trasferimento periodico per garantire trasparenza e legalità, imparzialità nell'espletamento delle funzioni, perciò contro la corruzione e la concussione. Contro corruzione e concussione da parte di questi comparti lavorativi, appunto vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici comunali. Non siamo noi a dirlo, ma è la magistratura. Sono le inchieste, spesso ci è capitato di avere notizia dalle cronache, rimbalzo dalle cronache, questo tipo di notizie, il fatto appunto di arresti da parte della polizia, dipendenti della polizia municipale, dipendenti degli uffici tecnici, e noi per evitare che ci siano collusioni, in modo preventivo, per evitare appunto che queste persone vengano in qualche modo tentate dal poter ricevere qualche occasione, per avere qualche occasione di lasciarsi corrompere, noi proponiamo appunto questo trasferimento ogni 3 anni da un municipio all'altro di questi dipendenti, magari per quadranti territoriali, ma da un municipio all'altro sicuramente non si può prescindere. Andremo ad oltranza le nostre proteste, noi dell'Italia dei Diritti, io in prima persona come Presidente sto portando avanti questa protesta, e andremo avanti perché non si può prescindere assolutamente da questo tipo di proposta: trasferire periodicamente i vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici capitolini da un municipio all'altro ogni 3 anni, per garantire l'imparzialità nell'espletamento, imparzialità e trasparenza nell'espletamento delle proprie funzioni, come garantito, ripeto, dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Abbiamo già incassato vari pareri positivi, a cominciare da alcuni presidenti di municipio, a cominciare dal comandante generale Angelo Giuliani, che per bocca di Diego Porta, appunto, del dottor Diego Porta, che è il vice comandante della Polizia Municipale di Roma, e a questo punto aspettiamo la risposta definitiva dell'amministrazione capitolina, appunto dal sindaco Le Manno e dall'assessore Cavallari, investito appunto di questa responsabilità, di questa, come dire, di questa decisione, appunto, per poter avviare un tavolo di concertazione. Noi assolutamente non recederemo da questa nostra richiesta, noi andremo avanti con la nostra battaglia, supportati appunto da 30.000 cittadini che vogliono legalità e ci hanno chiesto questo. Continueremo ad andare avanti, ma soprattutto per garantire quei principi di cui parlavamo poc'anzi, ma soprattutto anche per garantire quei pochi, quei tanti, anzi, vigili urbani, tantissimi vigili urbani e dipendenti di uffici tecnici che da sempre, che sono la maggioranza appunto, da sempre vengono inficiati dal comportamento anomalo e illegale, illecito e illegale di alcune belle marce, perciò per garantire anche l'immagine stessa del corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti, appunto, degli uffici tecnici comunali e di tutto
tutti i dipendenti comunali. Questa è una cosa importantissima da cui non si può prescindere. Perciò la nostra battaglia è anche in favore di queste persone. Diciamo che chi si macchia di reati quali corruzione e concussione sono escrementi dell'apparato istituzionale e come escrementi devono essere espulsi. Questo è il nostro messaggio, il messaggio che mandiamo al sindaco Alemanno. Garantiamo anche l'immagine del corpo di polizia municipale, la stragrande maggioranza di questi lavoratori, di questi travè, che, come anche gli impiegati comunali, tutti gli impiegati comunali che fanno il loro lavoro con abnegazione e con senso del dovere. Perciò eliminiamo le mele marce. Okay.